Siamo qui con il dottor Luigi Bonelli, che da qualche mese è il candidato sindaco di Nicosia. Al suo sostegno ci sono tre liste civiche. Dottore Bonelli, perché ha deciso di scendere in campo? Ho deciso di scendere in campo dopo una lunga discussione, prima con me stesso, poi con la mia famiglia, con le mie figlie, che non erano d'accordo, quantomeno all'inizio. Ma poi anche con il loro sostegno, con il sostegno anche di mia moglie, della mia famiglia in generale, per un senso del dovere, perché non riesco a scappare di fronte alle responsabilità, non l'ho mai fatto, perché ho visto che c'è una Nicosia disastrata, perché ho visto che c'è tanta gente per ora che sta riponendo la propria speranza di riscatto economico, sociale, culturale, nella mia persona. Di fronte a questa speranza di così larga società non potevo scappare. Sono stato, come dire, onorato di aver avuto l'indicazione dalla gente a candidarmi e mi sono candidato. So che qualora vincessi, i 5 anni che mi aspetteranno saranno difficili per me e per la squadra che mi accompagna, però saranno anche pieni d'onore guidare una città come Nicosia, che è stata una città di riferimento per tutto il territorio. Sarà per me e per chi mi collaborerà un grande onore. Assieme a me ci sono 3 liste, una fatta completamente di giovani che stanno cercando di riportare nuovamente alla partecipazione politica tutti gli altri giovani che erano delusi, disincantati, distanti dalla politica in generale e anche e soprattutto dalla politica di Nicosia. Poi c'è una lista che ho costruito io, che mi appartiene, che si chiama Mia Nicosia e che viene chiamata, abbiamo deciso di chiamarla Mia Nicosia per manifestare il grande amore, il totale amore per questa città, per la nostra città, perché Mia Nicosia significa che è Nicosia di ognuno di noi, ognuno deve dire Nicosia è mia. E poi un'altra lista ancora, una terza lista, Cambiamo Nicosia, fatta anche di gente di alta qualità per poter rappresentare dal Consiglio Comunale la città di Nicosia. L'hashtag è lo slogan della sua campagna elettorale, Io ci credo. Quali sono le linee guida del suo programma? Le principali, ovviamente, linee guida di questo programma per Nicosia. Io ci credo perché credo nella mia passione, credo nella passione dei giovani, credo nella passione delle donne che mi stanno sostenendo, credo nella passione della città, credo nella passione della squadra di governo che sarà accanto a me e soprattutto credo in un programma fattibile, realizzabile. Noi non abbiamo grandissime opere da presentare a Nicosia e ai nicosiani, ma abbiamo progetti che sono realizzabili. Il programma che noi abbiamo presentato stamattina, che è il programma del sindaco, ovviamente non è stato scritto soltanto da me, ma è stato scritto con la collaborazione di tutte le professioni e di tutte le categorie sociali nicosiane. Io prima di arrivare a questo programma mi sono incontrato con tutti gli strati della società nicosiana. Ho incontrato le società sportive, ho incontrato la Confcommercio, Confagricoltura, ho parlato con gli allevatori, ho parlato con le casalinghe, ho parlato con chi lavora in ospedale, ho parlato con i professori e gli insegnanti, ho parlato financo con i disoccupati, con gli agricoltori. Prima di arrivare alla stesura di questo programma, in sostanza abbiamo sentito tutta Nicosia e abbiamo voluto mettere nel programma cose soltanto realizzabili. Il primo punto, quello nodale, quello cruciale, è la pulizia e il decoro di questa città e il recupero del centro storico, cercando di incentivare tutte quelle persone che volessero investire nel centro storico. Poi ovviamente abbiamo progetti chiari, idee chiare per quanto riguarda lo sviluppo dell'agricoltura e sappiamo come eventualmente reperire finanziamenti per l'agricoltura, per lo sviluppo economico di Nicosia. Abbiamo idee chiare su come far sviluppare lo sport, la scuola, su come poter intervenire potenziando l'ospedale, su quali sono i settori più importanti trainanti per lo sviluppo di Nicosia. Già oggi il programma è completo, io non voglio tediare i telespettatori di Telenicosia, ma da domani già sarà visibile a chiunque voglia prenderne visione. È un programma che è stato stilato
dai migliori professionisti di Nicosia, ma soprattutto dalla gente nicosiana. In ultimo, per quale motivo gli elettori nicosiani dovrebbero votarla? Ma dovrebbero votarmi perché io sono, e la gente lo sa, sono una persona estremamente libera. Dietro di me o sopra di me non c'è nessuno. E quindi qualora io vincessi posso fare per davvero scelte che vanno soltanto nella direzione del bene di Nicosia. Chi mi accompagna, chi mi collaborerà nella giunta di governo è gente libera. Io ho voluto fare questa scelta, quella praticamente di non avere in questo preciso momento, per questa campagna elettorale, per questa competizione, di non avere apparentemente con i partiti. Perché in questo momento i partiti e le segreterie dei partiti rallenterebbero nettamente, notevolmente l'azione di governo. Sarebbero delle tenaglie, sarebbero dei lacciuoli che non darebbero quell'accelerazione che per ora per Nicosia è necessaria al sindaco e alla giunta di governo. Mi devono votare perché mi conoscono, io conosco tutti i nicosiani, tutti i nicosiani conoscono me, sanno che la passione che mi accompagna, conoscono la mia storia, sa che sono per la gente, che io appartengo alla gente, sanno che so ascoltare la gente, che so dare le risposte possibili, sanno che non mi tiro mai indietro. In sostanza io sono uno di loro, per questo dovrebbero votarmi.